E ciao ragazzi, sono Gara. Finalmente siamo tornati e parliamo di capigliature. So che questo argomento vi piace tanto, quindi ho voluto accontentarvi. Oggi parleremo di ben tre capigliature molto semplici da fare secondo me. Partiremo da quelle un po' più standard, da quelle pian piano più complesse, ma comunque sono sempre molto semplici da fare. E vi spiegherò tutti i passaggi per far sì che queste capigliature vi vengano. Però ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito. Prima capigliatura di cui voglio parlarvi è la classica pettinatura di lato, che quindi può essere sia a destra che a sinistra. Questa è una pettinatura che tempo fa è stata usata tantissimo, che in realtà poi è usata ancora adesso, perché ci sono quelle volte che magari ti svegli, non hai voglia manco di respirare, e quindi cosa fai per pettinarti i capelli? Butti tutto di lato e l'hai finito. Però ragazzi, in realtà non è così semplice, quindi partiamo dall'inizio e vi spiego tutto pian piano. Ok, partiamo con lavare i capelli. Che lavare i capelli non vuol dire per forza buttarci 3 kg di shampoo. In questo caso li avevo solo sciacquati, perché tenendo i capelli tra virgolette sporchi, lo sporco aiuta la pettinatura. Questa cosa l'ho detta 1000 volte, però effettivamente è una cosa importante. Dati i miei capelli decolorati, di conseguenza poco nutriti, sono un po' brutti, sono secchi, sto usando un olio naturale, in realtà molto leggero, quindi ne mettevo una puntina giusto per dare un po' di luce dal capello e per dargli anche un po' di vita. Per i prodotti che consiglio, ragazzi, c'è tutto qua sotto in descrizione. Quindi applico il prodotto sia su lunghezze che su punte e li vado a pettinare tutti all'indietro quando sono ancora totalmente bagnati, quindi inizio già a dargli una piccola forma. Ok, adesso entra in scena il nostro phon, nel mio caso un phon rotto, perché ovviamente un barbiere non può mai avere la roba a casa buona, io spacco sempre tutto. Nel mio caso, che avevo anche i lati lunghi, do una bella pettinata alla parte laterale, all'indietro, importante, perché dare un senso ai capelli laterali dà tanto senso di ordine al taglio, che gioco di parole. Comunque ragazzi, la pettinatura laterale, nel caso voi avete i capelli lunghi, come me nel video, è molto importante. E ora passiamo alla parte superiore. Prima cosa che vado a fare, vado a pettinare tutto controparte. Quindi, se io avessi voluto fare la pettinatura alla mia sinistra, la prima asciugatura su radice la do a destra. Perché? Perché quando noi poi andremo a riportare tutti i capelli in direzione, la radice andrà controparte e di conseguenza il capello fa questo movimento qua. È un movimento molto più gonfio e molto più naturale. Ricordatevi che questo passaggio è molto molto importante. Ok, una volta aver dato la prima direzione, inizio a lavorare leggermente le punte. È molto semplice, dentini rivolti verso di noi, prendiamo la ciocca, giriamo verso l'esterno e poi da lì andiamo a dare calore sulla ciocca. E finalmente possiamo andare nella direzione che avevamo prestabilito all'inizio. Quindi cosa facciamo? Andiamo a pettinare sempre un minimo all'indietro, ma verso la direzione da noi voluta. Questo è il movimento che dà un effetto naturale appunto al ciuffo. E questo circa il risultato che arriviamo. Poi potete usare cera, potete usare lacca, io in questo caso non uso mai niente perché è molto semplice dare stabilità a questa pettinatura, di conseguenza non c'è bisogno esagerato di cera. Diciamo che va bene metterla, però se si può anche evitare, evitiamo. Nel caso ne volessimo fare anche la riga, magari naturale, che non ce l'abbiamo segnata, è molto semplice. Cosa si va a fare? Si va a prendere l'angolo della tempia, quindi prendiamo come punto di riferimento questo, prendiamo il nostro pettine e tracciamo come nel video una linea dritta, che sarà poi la nostra riga. In questo caso consiglio la cera perché ovviamente dei capelli non abituati a essere pettinati in quella direzione ha bisogno di sostegno, quindi in questo caso un po' di cera magari lucida, siamo a cavallo. Comunque questa capigliatura l'abbiamo vista e rivista, passiamo alla prossima. La prossima capigliatura di cui voglio parlarvi è questa. Secondo me ragazzi, questa capigliatura è il futuro, è una di quelle che... Scusate. Comunque linea centrale, ovviamente non segnata ragazzi, uno stile molto naturale, aperto, che secondo me andrà tantissimo negli anni a venire. Quindi partiamo subito con la spiegazione, pettiniamo tutto all'indietro come la pettinatura precedente, perché dà sempre un senso di gonfio, quindi questo passaggio c'è quasi in tutte le pettinature. Prendiamo il nostro pettine e tracciamo una linea come abbiamo fatto anche per il taglio laterale, quindi pigliamo il pettine, tracciamo la linea dritta e dividiamo di conseguenza. Non è importante che questa linea sia precisa, va bene anche che sia una linea sporca, cioè nel senso non perfetta, precisa in linea, tanto poi andrà un po' a sfumarsi questa linea. E otterremo questo risultato qua. Poi, passaggio molto molto importante, nella parte laterale, alta, è importante che noi diamo un senso schiacciato, perché se no ci viene la testa tipo a fungo e non è quello che vogliamo. Il segreto per schiacciarli è asciugarli tutti all'ingiù, quindi belli belli schiacciati, quasi piastrati. E piastrati adesso arriviamo. E una volta aver dato questo senso schiacciato nella parte laterale, possiamo finalmente andare a pettinare un po' all'indietro. E vi dovrebbe venire questo risultato qua, molto simile al mio. Però come potete vedere, in ogni caso quella parte lì è rimasta molto gonfia, quindi in questo caso ho usato un prodotto che, a parer mio, è stata la scoperta più
più epica della storia. Vi voglio mostrare questa piastra, ragazzi, della VKK. Cercherò anche di ottenere magari un codice che lascerò qua sotto in descrizione se ci riesco, quindi cerco di aiutarvi anche a voi, magari un piccolo sconto per l'acquisto. Questa piastra, ragazzi, è spettacolare perché non ha lo stesso principio delle classiche piastre standard. Questo è un pettine che scalda a vari livelli di calore, quindi per una questione di salute del capello siamo ad hoc, perché io la uso quasi sempre col calore al minimo e vi giuro, ragazzi, che scalda un casino. Da quando ho scoperto questo prodotto, raga, non ne faccio più a meno, cioè ne sto abusando, infatti fate attenzione. E anche da utilizzare, ragazzi, è semplicissimo, cioè voi portate il capello in direzione e passate la piastra sopra, cioè non c'è cosa più semplice. Ci si può aiutare con le mani, col pettine, lì decidete voi. Io maggior parte delle volte uso le mani, prendete la ciocca, piastrate e buttate giù a seguire. E quindi, ragazzi, questo è il risultato, secondo me è un risultato devastante. Poi ho voluto abbellirla con il ciuffetto un po' davanti, poi lì potete vedere voi come pettinarveli a vostro piacimento. E ultima capigliatura, questa. Allora, l'ho messa per ultima perché secondo me è una delle più complicate, tra virgolette, che però in realtà io per farla ci ho messo 5 minuti e ho i capelli corti, quindi non è semplice. Prima cosa che vado a fare, li vado a pettinare tutti all'indietro, perché così vado appunto contro taglio e do un senso gonfio. Ricordiamoci che in questo caso, che ho i capelli appunto molto corti, mi serve tanto volume, quindi pettinatura all'indietro ormai è un classico. Ora la cosa più complicata da fare. Allora, spazzola ragno, potete anche usare una spazzola rotonda, vedete voi. Portiamo il ciuffo in avanti e diamo calore solo sulle punte. Questa cosa, ragazzi, è molto importante: se voi lo fate in alto vi viene un ciuffo sparato. Noi dobbiamo puntare a fare questo effetto appunto ondulato in avanti. Stessa cosa poi l'andiamo a fare per tutta la testa, quindi tutti i capelli. Come prodotto, ragazzi, fondamentale, dobbiamo mettere la nostra cera in polvere. Io in questo caso usavo la Giva, la 01 se non mi sbaglio. Ne metto pochissima e do il senso desiderato. Quindi questo poi è il risultato. Ditemi quali fra le tre vi piace di più, la 1, la 2 o la 3. A parer mio è la 2 perché non la usano in tanti. Capello lungo, pettinato, ordinato. Per me, come quella capigliatura lì, c'è poco a livello. E quindi niente, ragazzi, grazie per la visualizzazione. Lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi. Vi voglio un bene dell'anima, mi raccomando. Rimanete al mio fianco. Ci vediamo alla prossima.